Vince il Baveno, pur essendo partito ad handicap con un gol subito dopo un minuto. Vince, porta a casa i tre punti e festeggia il ritorno al gol di Ado. Avvio shock per la formazione di casa, perché dopo neanche 30 secondi Zanella sbaglia il retropassaggio al proprio portiere. De Laurentiis si presenta solo davanti a Chiaverini, si vede respinta alla prima conclusione, si ritrova la sfera sui piedi e realizza senza nessun problema. Il Baveno pareggia al 20°. Sogno, su punizione, disegna una traiettoria imprendibile per Bonassi ed è 1-1. Al 18° della ripresa, palo della formazione ospite con una conclusione dalla lunga distanza di Agnesina. 9 ancora pericolosa e ancora con Agnesina al 21°. Stavolta la sua punizione a girare viene bloccata in due tempi da Chiaverini. Risponde il Baveno al 23°, traversone dalla destra, Sogno si coordina e ci prova al volo. Bonassi si salva in angolo. Al 27° il Baveno rischia un'altra frittata difensiva, ma Secci è impreciso nel suo tentativo di pallonetto. Al 32° ancora pericolosa la formazione ospite. Vola Chiaverini e con la punta delle dita devia in corner un colpo di testa di De Laurentiis. Al 40° l'episodio che decide il match. Trentani viene tirato giù in area e calcio di rigore. Ado è freddo e implacabile e trasforma il gol del 2-1. Sugli sviluppi dell'azione viene espulso Biano, 9 che rimane in 10 uomini. Nei secondi di recupero viene espulso anche il portiere della formazione ospite, che dà un calcio a Quadio. Vede tutto il guardaline e per il portiere la gara finisce anzitempo. Gara che il Baveno porta a casa con il risultato di 2-1.